Mentre Gesù usciva da Gerico, seguito da grande folla, un mendicante cieco che sedeva lungo la strada si mise a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Molti allora lo volevano zittire, ma egli gridava più forte. Gesù, fattolo chiamare, gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» E il cieco: «Maestro, che io veda!» E Gesù: «Va, la tua fede ti ha salvato!» In questo, come in genere, nei molti racconti delle guarigioni, si può osservare come Gesù, prima di compiere un miracolo, esige la fede. Si potrebbe pensare, infatti, che Gesù faccia i miracoli per suscitare la fede nella gente. Dalle sue parole si capisce invece come egli richieda la fede proprio prima di operare il miracolo, come condizione. Quindi il miracolo non fa nascere la fede, ma è la fede che fa nascere il miracolo. Infatti i miracoli non hanno fatto mai credere nessuno, ma la fede ha compiuto tanti miracoli, eh? Avete capito? E la fede che nasce dai miracoli è falsa, mentre i miracoli che nascono dalla fede sono veri. Va, la tua fede ti ha salvato. Gesù vuole la fede, che non è una specie di potere magico, né una preparazione psicologica per predisporsi alla guarigione. Gesù infatti premia qualche volta la fede non del malato, ma di altri, come quella del centurione, per esempio, che l'aveva pregato per il suo servo ammalato. Gesù vuole la fede in Lui che può tutto. Nella fede l'uomo mostra chiaramente di non contare su se stesso, ma di affidarsi a chi è più forte di lui. E così, non facendo calcolo sulle proprie forze, si rivolge a Dio, dal quale egli attende ogni cosa, e gli consente con ciò di operare. Insomma, la fede è indispensabile alla guarigione, perché Dio è rispettoso dell'uomo, della sua libertà, e non agisce se l'uomo non lo desidera. Va, la tua fede ti ha salvato. Sappiamo come nei tempi moderni la rinuncia ad affermare la propria autonomia e l'aprirsi alla potenza di Dio siano visti come un'umiliazione o un'alienazione. Il fatto è, invece, che comportandosi così ci si chiude in noi stessi e si finisce con lo sbattere il naso sui nostri limiti. Chi invece si apre a Dio accoglie in sé qualcuno più grande di sé, che può aiutarlo veramente a realizzarsi e a renderlo felice. Come vivere allora questa parola? Manifestando a Dio, nelle gravi necessità, tutta la nostra fiducia. Questo atteggiamento non ci scarica certo dalle nostre responsabilità, non ci dispensa dal far tutta la nostra parte. Noi infatti dobbiamo attendere un particolare intervento di Dio quando abbiamo già raggiunto il limite delle nostre possibilità. Ecco, non quindi che Dio si sostituisca a quel che posso fare io. Non solo, ma la nostra fede può essere messa alla prova. Lo vediamo nel cieco di Gerico, che non teme di infastidire la gente con le sue grida, e nel lebbroso che osa avvicinarsi a Gesù superando il timore di infrangere divieti religiosi. Dobbiamo aver fede dunque, ma quella fede che non dubita di fronte alla prova. Ma non basta aver fede, devi anche aiutare la fede degli altri e non ostacolarla, come è successo a Bartimeo. Bartimeo, un uomo cieco, sentì quel rumore e domandò: «Cosa succede?» Era Gesù. E così Bartimeo incomincia a gridare, come abbiamo detto prima: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Un gruppo di persone non sente il grido.
È quel gruppo di persone che ancora oggi non sente il grido dei tanti che hanno bisogno di Gesù. Indifferenti non sentono, credono che la vita sia il loro gruppetto. Sono lì contenti, sordi al clamore di tanta gente che ha bisogno di salvezza, che ha bisogno dell'aiuto di Gesù, che ha bisogno della Chiesa. Poi c'è un secondo gruppo. Ci sono quelli che sentono il grido che chiede aiuto, ma vogliono farlo star zitto. In tanti rimproverano Bartimeo per farlo tacere, dicendogli di non gridare, di lasciare il maestro tranquillo. Anche i discepoli lo fanno. I discepoli cercano di far tacere Bartimeo, forse perché vogliono il maestro tutto per loro. Gesù è nostro, non è per tutti. Questa gente allontana da Gesù quelli che gridano, che hanno bisogno di fede, che hanno bisogno di salvezza. C'è poi un terzo gruppo. Sono quelli che aiutano ad avvicinarsi a Gesù e che a Bartimeo dicono: coraggio, alzati, ti chiama. È il gruppo dei cristiani che hanno coerenza tra quello che credono e quello che vivono e aiutano ad avvicinarsi a Gesù. La gente grida chiedendo salvezza, chiedendo la grazia, e tu diventi un ponte che può aiutare la gente a incontrare Gesù. In che gruppo sono io? Sono nel primo gruppo, quelli che non sentono le tante grida che chiedono la salvezza. Mi occupo soltanto del mio rapporto con Gesù, chiuso, egoistico? O appartengono al secondo gruppo, quelli che allontanano la gente da Gesù per mancanza di coerenza di vita, per mancanza di testimonianza, o per essere attaccati ai soldi, o per rigidità? I motivi possono essere molti. Allontano la gente da Gesù o appartengo al terzo gruppo, quelli che sentono il grido di tanta gente e aiutano gli altri ad avvicinarsi a Gesù?